Napoli invasa dal mare, notevoli i danni in via Partenope. La forza dell'acqua, infatti, è arrivata a fine strada su tutto il lungomare. Le immagini documentano una situazione catastrofica, le auto travolte dall'acqua, le tettoie sradicate e arrivate al suolo, come le luminarie di Natale spazzate via dalla tempesta. Un duro colpo non soltanto alla viabilità, ma anche in termini economici, soprattutto per i proprietari dei locali che, dopo la stretta forzata da parte della regione Campania dovuta alla pandemia da Covid-19, ieri sera hanno visto le loro strutture distrutte dalla forza del mare e del vento. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando il flusso delle auto sulla riviera per il percorso alternativo del corso Vittorio Emanuele e della tangenziale per raggiungere il centro. Via Partenope è rimasta chiusa anche stamattina per consentire la rilevazione dei danni e il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti. Una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile a fermarci, ha affermato il sindaco Luigi De Magistris, che stanotte si è recato sul posto per accertare i danni provocati dal maltempo. Napoli tornerà a splendere con la forza del suo popolo. Forza Napoli, non molliamo mai, ha concluso il primo cittadino con un messaggio su Facebook.